accogliamo con gioia Don Andrea, il prete da pochi giorni, l'arcivescovo l'ha mandato tra noi e da oggi comincia il suo ministero in mezzo a noi, collaborerà in questi mesi estivi con Don Stefano, così da conoscere un po' tutta la realtà del nostro oratorio, e poi quando Don Stefano andrà via De Grasso, lui ci accompagnerà e sarà il nostro titolo pieno, il nostro coadiutore del nostro oratorio. Quindi lo accogliamo con gioia, inizia con noi il suo ministero con tanto entusiasmo, quindi dobbiamo incoraggiarlo noi, dobbiamo sostenerlo con la collaborazione, con l'attenzione e anche con tanta preghiera, perché il suo ministero in mezzo a noi possa essere bello, generoso, segno dell'amore del Signore. Grazie mille Don, grazie a tutti per l'accoglienza, spero proprio di camminare assieme a voi in questi anni, abbiate pazienza dei miei limiti, delle mie lentezze, spero di riuscire a crescere assieme a voi. E per crescere, secondo me, per presentarci come comunità, la cosa migliore è iniziare proprio dall'Eucaristia, che è il modo di rendere grazie al Signore per la vita, per l'amore che ci riversa. E allora, iniziando questa celebrazione, ci rivolgiamo a Lui mettendo nelle sue mani il nostro cuore. Carissimi, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione con fiducia. Disponiamo il nostro spirito al pentimento e riconosciamoci tutti bisognosi della sua infinita misericordia. Tu che hai esteso a tutte le genti la benedizione data ad Abramo, Kyrie eleison. Tu che sei luce nelle tenebre del mondo, Kyrie eleison. Tu che sei venuto non a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Senza inciampi camminiamo verso i beni da te promessi per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna
regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dici nel nome del Signore. Lettura del libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo e gli disse: Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Subito Abramo si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò, e ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo: Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne nel vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro. Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, si è eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Dio aggiunse ad Abramo: Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei. Parola di Dio. Cercate sempre il volto del Signore. Suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe di Adamo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra, i suoi giudizi. Parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Ti darò il paese.
paese di Cana come parte della vostra eredità, quando erano in piccolo numero, pochi e stranieri in quel luogo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia, indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Ora, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso? Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non dopo la circoncisione, ma prima. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non era ancora circonciso. In tal modo, egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, cosicché anche a loro venisse accreditata la giustizia, ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo provengono dalla circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. Parola di Dio. Sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va.
mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Questo disse Isaia, perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Quando giovedì sono andato in Duomo a ricevere la mia prima destinazione da sacerdote, ero un po' agitato, come non vi nego di esserlo anche in questo momento. Io che vengo da un paesino, Renna, temevo di finire in una grande città della sconfinata nostra diocesi. Prima di entrare in seminario, io facevo il farmacista in un quartiere di Gallarate, anche quello molto piccolo, nato attorno alla piscina e sviluppatosi attorno negli anni 70, e in cui tutti si conoscono e tutti si vogliono bene. E anche le esperienze che ho fatto una volta entrato in seminario a Verghiera, a Turbigo, e in questi ultimi 2 anni a Renate, sono state esperienze in paesi piccoli, in realtà semplici, dove ancora l'importanza è data di più alle relazioni, al costruire qualcosa assieme piuttosto che al dover fare, come la mentalità corrente ci inculca. E anche il posto più grande dove sono stato, l'ospedale di Guarda, l'anno di Quarta, che è una realtà gigantesca, però anche lì, come ben immaginate, è una realtà dove le relazioni sono fondamentali, le relazioni con i malati e con i loro parenti, con i medici, con gli infermieri. E quella esperienza in particolare mi ha segnato molto, perché mi ha insegnato quanto sia importante l'ascolto. Per creare relazioni è fondamentale questo. E forse anche il motivo per cui
Dio ci ha creato con due orecchie e una bocca sola, perché dobbiamo imparare ad ascoltare il doppio di quello che parliamo. E però in questo momento ci terrei a sottolineare quello che ho vissuto poi giovedì, quando l'arcivescovo Mario mi ha nominato vostro nuovo sacerdote. In quel momento ho veramente esultato di gioia, perché un po' da grande appassionato di bici e anche, non lo nego, da tifoso del Milan, mi è capitato di passare centinaia e centinaia di volte dalle vostre strade qui, e ho sempre avuto questa sensazione di trovarmi in una realtà semplice, tranquilla, come piace a me, come sono sempre stato abituato a viverla io. Spero che nessuno di voi mi smentisca di questa cosa, questa sensazione che ho avuto. E per cui credo proprio di avere avuto questo segnale un po' da parte della Chiesa di mettermi in gioco in mezzo a voi, e spero proprio che anche voi pian piano abbiate quella gioia che ho provato io giovedì e che provo anche in questo momento a parlare davanti a voi. Però le mie parole non sono importanti quanto le parole di Gesù, e quindi veniamo al centro, al motivo per cui quest'oggi ci siamo radunati qui. Gesù nel Vangelo ci ha detto di camminare nella luce per diventare figli della luce. Sembra quasi uno slogan, però noi dobbiamo capire un po' che senso abbiano queste parole. E noi sappiamo che il Vangelo di Giovanni spesso ce lo ripete, che la luce, la vera luce che ha vinto le tenebre, è Gesù stesso. Perciò camminare nella luce è vivere con la luce di Gesù nella nostra vita, con la sua parola che ci illumina. Ai tempi di Gesù abbiamo letto nel Vangelo che tanti non credettero a lui, nonostante i suoi numerosi segni, un po' per paura di perdere qualcosa, un po' per essere dileggiati, per non venire dileggiati dagli altri, un po' perché quel pensiero comune del guardare più a sé che al bene degli altri era un pensiero che difficilmente si sposava invece con la predicazione di Gesù. Io credo che, nonostante siamo passati 2000 anni, il mondo non sia cambiato di molto. Certo, adesso abbiamo le automobili, gli smartphone, i social, tutte queste cose, ma credo che uno che dice di amare gli altri, uno che dice di non mettere al primo posto l'ambizione personale, il successo, i soldi, credo sia difficile oggi come allora credere a uno così. E allora penso che dobbiamo farci aiutare dall'esempio di persone come abbiamo letto oggi, come Abramo, come Paolo, che ha creduto alla promessa di Dio. Dio gli aveva promesso un'alleanza che sarebbe durata per sempre, un'alleanza che sarebbe andata oltre a lui, ma non è che gli ha dato molto di concreto, gli ha detto fidati, e lui si è fidato. E anche Paolo che ha deciso di dedicare la sua vita dopo che ha incontrato quel risorto
col Signore che lui aveva fatto di tutto per combatterlo, Paolo ha capito che la sua vita, la sua esistenza doveva essere incentrata sul diffondere la parola di Dio, perché lui stesso era stato illuminato da quella luce di Cristo che abbiamo sentito oggi. E allora anche noi, credendo alla parola di Dio, possiamo diventare figli della luce, ovvero portatori di quella luce di Cristo che illumina la vita di tutti coloro che incontriamo nella nostra quotidianità, nei nostri giorni, al lavoro, a scuola, all'oratorio estivo, in tutte le realtà che viviamo. Possiamo portare questa luce che illumina i cuori e dona pace e serenità. Sia lodato Gesù Cristo. Ascoltaci Padre buono. Ascoltaci. Ed il Papa, segno visibile dell'unità della Chiesa e primo testimone della carità di Cristo, ti preghiamo. Ascoltaci Padre buono. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, sempre più spesso disorientati dalle false attrattive del mondo, ti preghiamo. Ascoltaci Padre buono. Per i carcerati, gli ultimi, i bisognosi, per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per i piccoli Tobia e Thomas, che con il battesimo rinasceranno la vita nuova in Cristo, e per le famiglie in cui verranno educati, preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per Alessandra e Mauro, che in questa settimana si sono uniti con il vincolo in matrimonio, preghiamo. E fratello Agostino, che in questa settimana ci hanno lasciato, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace, preghiamo. Tu che conosci il segreto dei cuori, Dio vivo e santo, ascolta la supplica di chi fiducioso ti invoca, esaudisci i nostri desideri e donaci di arrivare con la tua grazia all'eredità del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci scambiamo uno sguardo di gioia e di pace. Thank you.
proclamiamo con un cuore sincero il simbolo della nostra fede. Credo. Solo Dio, Padre, perché diventino per noi il corpo e il
Santo del Signore nostro Gesù Cristo. E, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Martino e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie.
perciò, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi discepoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivremo nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Dio, che nutre e rinnovi i credenti alla mensa della parola del Pane di vita, per questi doni di Cristo Signore, dai ai tuoi figli di crescere nella fede e di partecipare per sempre alla gioiosa esistenza del cielo, con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ho dimenticato di mettere un avviso sull'insieme, cioè giovedì sera c'è l'incontro per la festa patronale, per preparare la festa patronale. E quindi lo sappiamo, comunque anche se l'ho dimenticato di scrivere. E poi infine, come dicevamo prima, accogliamo con gioia Don Andrea e preghiamo perché il cammino che dobbiamo fare insieme possa essere un bel cammino, un cammino gioioso e nell'amore del Signore che aiuti a crescere lui come sacerdote e noi come comunità cristiana. Grazie ancora. Di seguire il Signore Gesù e il Vangelo di oggi proprio segue quella scia per dire camminate nella luce. Allora io credo proprio che l'augurio che faccio a voi ma anche a me stesso sia proprio questo, di camminare tutti assieme coi tempi che di ognuno di noi, coi tempi che il Signore ci darà per poter crescere assieme uniti nel suo amore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.